Quarti di finale a Madrid, Serena Williams allunga la sua striscia vincente con la 19esima vittoria consecutiva nella capitale spagnola, la 27esima in stagione, un'incredibile 50esima in un evento premier del circuito, striscia in questo caso che dura dal 2012. Tradotto nel concetto, Serena Williams al momento sembra davvero inarrestabile. La vittima di giornata è Carla Suarez Navarro dopo la battaglia serrata con Vika Azarenka del giorno precedente. L'americana non ha mai perso contro la canaria in 5 precedenti, per di più senza cedere nemmeno un set. Il 6-1 con cui Serena liquida l'avversario nel primo set è tutt'altro che una sorpresa quindi per il pubblico della Caja Mágica. Numeri da capogiro nel corso del match, con 43 vincenti contro un avversario che solitamente preferisce palleggiare. Una vittoria in due set è l'epilogo naturale di quanto visto in gara. Il tentativo non riuscito di balletto finale, l'unica macchia di una prestazione impeccabile da parte della numero 1 del mondo. Sono davvero contenta di essere in semifinale, non posso dire che mi aspettassi di essere qui ad inizio settimana perché stavo facendo fatica sulla terra. Non mi sembrava di giocare miglior tennis o comunque di non essere all'altezza di quanto fatto negli ultimi due anni. Ad essere sincera, ancora non mi sembra di andare bene. Mi sembra solo che mi sto trascinando nel torneo. Adesso sono in semifinale però, per cui va bene così. In semifinale la Williams troverà la campionessa 2011 Petra Kvitova. Le fatiche fisiche le hanno impedito di giocare al meglio ad inizio stagione, ma la tennista ceca sta entrando in forma giusto in tempo per il secondo slam dell'anno. La quarta testa di serie elimina in due set la rumena Irina Camelia Begu all'esordio in un quarto di finale premier. La Kvitova sa che una sfida più dura comunque è dietro l'angolo. Il big match di giornata è quello tra Maria Sharapova e Karolin Wozniacki. Decimo incontro tra la russa e la danese, ma la campionessa in carica non perde tempo per cercare di rimediare alle sconfitte negli ultimi due precedenti. La Sharapova si prende il primo set con il punteggio di 6-1. E anche nella seconda frazione gestisce abilmente la gara. La voglia di vincere della Wozniacki però emerge ben presto. La danese riesce a portare il match al terzo e decisivo set. La danese però sembra non averne più, consentendo così alla numero 3 del mondo di crescere in aggressività. La Sharapova a questo punto non si lascia sfuggire un'occasione d'oro e conquista così la sesta vittoria in 10 incontri con la Wozniacki. In preparazione del Roland Garros credo sia importante giocare tante gare e mettersi in condizioni diverse, visto che non ho giocato così tante partite negli ultimi mesi, per cui è stato importante riuscire a superare un certo tipo di situazioni. In questo senso la partita di ieri con un punto qui o non lì mi ha dato la possibilità poi di fare una bella partita oggi, combattere e vincere. Semifinale tutta rossa per la Sharapova, che si misurerà con l'ex numero 2 del mondo Svetlana Kuznetsova, che ha eliminato Lucy Safarova neutralizzando due match point. A domani con gli highlights delle semifinali da Madrid.